Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi vediamo come abbiamo annientato definitivamente i cianobatteri in 24 ore, ragazzi. Non so se vi ricordate come stava l'acquario, ma adesso è pulitissimo. L'unica cosa che ci resta da fare è il cambio d'acqua che si deve fare dopo questo trattamento, però vediamo tutto nel video che segue. Ok, allora è iniziato tutto questo lunedì pomeriggio. Come vedete qui sto preparando dell'acqua d'osmosi. Perché? Perché fortunatamente, eccolo qui, mi è arrivato il sale. Eccolo qui, questo è il pacchetto di sale dell'iAquatics che ho comprato. Un pacchetto, come vedete, da 10 kg, mi è costato solo 20 euro. Questi sono dei pacchetti che loro vendono come ricariche per altri diciamo pacchetti che già sono stati comprati, quindi semplicemente questa è una ricarica, però con un costo di 20 euro effettivamente è davvero buono. Qui invece abbiamo il nostro Shano RX, che fortunatamente mi è arrivato nel pomeriggio sempre di lunedì. È un prodotto che, ragazzi, mi ha stupito particolarmente perché in 24 ore è davvero eliminato tutto. È vero che lo dobbiamo aiutare noi con una piccola sifonatura di cianobatteri in eccesso, però il prodotto funziona davvero bene, non mi ha lasciato l'acqua bianca, ha eliminato tutti i cianobatteri in 24 ore. E il pacchettino porta semplicemente una boccetta, ok? In questo caso voi ne vedrete due perché io il prodotto l'ho comprato usato e il ragazzo aveva solo due boccette, aveva direttamente due boccette, me le ha date tutte e due per 8 euro, però è un prodotto caro. Quello che sì dobbiamo fare prima di utilizzare il prodotto è sifonare la vasca, quindi adesso la andiamo a sifonare. Sì, non sembra neanche lo stesso acquario, ragazzi, non sembra neanche lo stesso acquario. Mi sono inventato una cosa pratica e veloce. Praticamente questa è la pipetta che io utilizzo per alimentare i coralli. Come vedete l'ho attaccata con degli elastici ad un tubo per cercare di sifonare tutti i cianobatteri. Questi, ragazzi, sono i cianobatteri che ancora abbiamo in vasca, ma vi faccio vedere quanti ne abbiamo sifonati già qualche zona più, molto più pulita. Però vi faccio vedere qua sotto, siccome non faccio cambi d'acqua ho utilizzato praticamente del perlon, ok, della lana di perlon come base. E poi qui, come vedete, questo è il tubicino di sopra che sta scorrendo acqua, scorre qui, i ciano si bloccano qui su questa parte, perlomeno le parti più grandi di cianobatteri. Come vedete già abbiamo iniziato a prelevare abbastanza, adesso continueremo a prelevare tutto questo qui, più che altro perché dopo utilizzeremo un prodotto, il Shano RX, e il Shano RX ve lo spiego fra poco. Vi faccio vedere intanto quello che stavo facendo prima di passare direttamente al Shano RX, perché appunto prima di utilizzare questo prodotto dobbiamo obbligatoriamente sifonare i cianobatteri, e dopo fra un minuto vi spiego perché. Finisco di fare qui, lo puliamo un po', lo mettiamo in ordine e finalmente, ragazzi, stiamo iniziando a vedere una via d'uscita. Ci mancano solo le plafoniere. Ok, ragazzi, allora dopo la sifonatura siamo qui con dell'acqua dell'acquario, ok, il nostro Shano RX e qualcosa appunto per agitarlo, e io utilizzerò il prodotto che è già stato aperto, è stato aperto più di un anno fa, quindi vediamo in questo caso se funziona ancora il prodotto dopo essere stato aperto più di un anno. L'unica cosa è che non ci sono scritte le informazioni sulla boccetta, ok, le dobbiamo leggere sul nostro pacchetto. È molto molto semplice, ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo prendere è dell'acqua dal nostro acquario marino, ok, e per ogni 10 galloni, che più o meno sarebbero 40 litri di acquario, ok, della nostra acqua, dobbiamo aggiungere un cucchiaino di prodotto, ok. La cosa importante è che questo prodotto fa impazzire lo skimmer, ok, e ozono e lampade UV possono, diciamo, far sì che il prodotto non abbia effetto, quindi è importante staccarli prima. Ovviamente dobbiamo ritirare anche del resine e carboni che abbiamo all'interno dell'acquario in modo che non impattino sul prodotto. Una cosa importante è che ci dice di aggiungerlo la mattina perché questo prodotto, ragazzi, può avere impatto sul pH. Quindi la notte, come si abbassa il pH normalmente, ci consiglia di aggiungerlo la mattina in modo che se si abbassa il pH non si abbassa troppo durante appunto la giornata.
Quello che andiamo a fare, ragazzi, semplicemente è mescolarlo adesso, in modo che abbiamo, diciamo, il nostro composto e lo andiamo a inserire in vasca. Come vi stavo dicendo, la cosa importante è staccare skimmer, ozono, raggi UV, ok? Scusatemi, lampade UV, in modo che stiamo tranquilli, che il prodotto faccia effetto nella miglior maniera possibile. Io, ragazzi, non ho seguito le istruzioni alla lettera, l'ho dovuto inserire di notte perché poi la mattina giustamente lavoro e non avevo tempo di stare dietro l'acquario, e quindi l'unica cosa che ho fatto è inserirlo nell'acquario, più o meno erano le 7 di sera, ok? Quindi più o meno quando c'era ancora luce in vasca, batteri erano ancora nella loro forma, diciamo, di splendore, perché erano i picchi dove c'è più luce e l'orario più o meno dove c'è più luce. E l'unica cosa che ho fatto è aggiungerlo in vasca da dove c'è abbastanza corrente, quindi destra e sinistra vicino alle pompe, e in questa maniera appunto avere il prodotto in vasca durante una parte del pomeriggio, tutta la notte e il giorno seguente. Quello che ho fatto ovviamente dopo aver inserito il prodotto è togliere la coppa dello skimmer. Lo skimmer l'ho lasciato acceso, come vedete l'algi scrubber è spento, già lo avevo spento una settimana fa più o meno, e ho ritirato del Purigen, che io a volte utilizzo in vasca, il Purigen, che mi sembra un prodotto abbastanza buono, e anche quello ho ritirato. Lo skimmer, come vedete, adesso sta spumando bene. Adesso vediamo però come impazzisce dopo neanche un 10 minuti di aver aggiunto il prodotto. Eccolo qui, infatti, come è impazzito praticamente, ha iniziato a esportare tantissimo, diciamo a schiumare tantissimo, però non è un problema perché appunto non impatta sull'efficienza del prodotto, ok? Qui invece ci prepariamo per il cambio d'acqua con il sale nuovo. Questo, ragazzi, è il risultato dopo le prime 12 ore, ok? La notte l'abbiamo lasciato agire, e la mattina verso le 12 era questo il risultato. C'erano ancora dei cianobatteri, piccole parti di cianobatteri, le abbiamo lasciate attuare e agire tutto il giorno fino alle 8 di sera più o meno, che quando poi dopo avete visto l'intro del video e abbiamo fatto il cambio d'acqua. Cambio d'acqua ho fatto personalmente un 20% di cambio d'acqua, quindi non sono stato a seguire alla lettera quello che c'era scritto sulle istruzioni, però come vedete ha avuto comunque dei buonissimi effetti sul mio acquario marino. Ovviamente, come vedete, qui ci sono ancora delle zone dove c'erano dei cianobatteri, ma le stava eliminando tutti i cianobatteri. L'unica cosa che mi sono accorto è appunto che lo skimmer continuava a skimmare tantissimo, e questo però si risolve con il cambio d'acqua. Una volta fatto il cambio d'acqua, lo skimmer torna a lavorare in maniera migliore. Infatti qui vediamo l'acqua con il cambio d'acqua. Ok, ragazzi, allora stiamo facendo il cambio d'acqua, come vedete lì l'acqua di scarto, stiamo prelevando tutto, sifonato un po', ovviamente non c'erano zone con cianobatteri, è tutto pulito l'acquario, molto molto pulito, molto molto bene. Ora tutto calmo, tutto fermo, facciamo il cambio, cambiamo questi 40 litri che abbiamo pronti lì e poi torniamo, vediamo il risultato finale. Ok, ragazzi, allora oggi è mercoledì, giorno in cui uscirà il video praticamente. In tre giorni abbiamo sistemato tutto l'acquario, non c'è più presenza di cianobatteri. Fortunatamente, come vedete, i coralli si stanno riprendendo tutti. Non ve l'ho fatto vedere ieri l'acquario dopo il cambio d'acqua perché era sera praticamente, non si vedeva nulla, e ho lasciato assestare l'acquario dopo il cambio d'acqua, e come vedete siamo ritornati in maniera ottima. L'unica cosa che ho notato è che ci sono molte parti bianche, ok? Queste sono parti di corallina praticamente morta, dovuta ai cianobatteri che appunto non hanno lasciato respirare l'alga corallina, ok? Però che va abbastanza bene, e il prodotto è stato molto molto efficace, devo dire, e abbiamo eliminato i cianobatteri, quindi contentissimo.
E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Wow.